Continuiamo a parlare dei pedali del pianoforte, a cosa servono e come utilizzarli al meglio. Se non l'hai ancora visto, qui trovi il video dedicato al pedale di risonanza. Probabilmente avrai notato che grossa parte delle note del pianoforte non sono formate da una sola corda, ma da due o da tre corde. Ogni martelletto colpisce tutte le corde che corrispondono alla stessa nota. Per esempio, se abbasso il tasto di Do centrale, il martelletto corrispondente colpirà tutte e tre le corde di Do centrale da cui è formata la nota. Nei pianoforti a coda come questo, nel momento in cui abbasso il pedale di sinistra, tutta la tastiera e tutta la martelliera si spostano leggermente verso destra, fanno proprio un piccolo scatto che si vede anche ad occhio nudo con un po' di attenzione. In questo modo i martelli non sono più allineati alle corde come lo sono naturalmente, quindi quando aziono un martello non riuscirà più a colpire tutte e tre le corde o tutte e due le corde che formano lo stesso suono, riuscirà a colpirne solo una, da qui il nome una corda. Cosa ne deriva? Ne deriva un suono naturalmente più basso di volume. Ovviamente più corde danno più corpo, più volume al suono, mentre una corda sola ha meno potenzialità per quanto riguarda la dinamica. E anche il timbro cambia percettibilmente, anche se non troppo. Per questo motivo non dovresti abusare di questo pedale ogni volta che trovi un passaggio nel piano o nel pianissimo. È quello che ti permette di fare uno scattino ancora in meno nella dinamica, quello che ti permette di ricercare un suono ancora più piano, ancora più dolce, ancora più delicato, ma in un passaggio ben preciso del tuo pezzo. È importantissimo sapere suonare piano anche senza l'ausilio del pedale di sinistra. Intanto per una questione tecnica, perché il fatto di suonare piano ti dà una stabilità, ti dà una sicurezza che è imprescindibile avere. E poi considera anche che l'effetto di questo pedale su un modello di pianoforte piuttosto che su un altro può essere veramente molto diverso e quindi non ti puoi aspettare lo stesso risultato da tutti i pianoforti e devi avere indipendentemente la tua tecnica del piano ben sviluppata. Nei pianoforti verticali la finalità di questo pedale è esattamente la stessa, quindi quella di suonare più piano. Però a livello meccanico succede qualcosa di molto diverso, perché ovviamente la struttura meccanica di un verticale non è tanto sofisticata quanto quella di un coda e non esiste questo movimento laterale di tastiera e martelliera come abbiamo visto in questo tipo di pianoforti. Quando azioni il pedale di sinistra nel verticale, i martelletti non si spostano lateralmente, ma si avvicinano di qualche centimetro alle corde. Quindi in questo modo hanno meno spazio di rincorsa, potremmo dire, per colpire le corde. E la conseguenza è sempre un suono un po' più piano. Anche in questo caso il timbro può risentire di una leggera differenza, magari non a livello della differenza che puoi sentire in un modello a coda. Poi ovviamente fa sempre molta differenza lo stato del pianoforte che stai utilizzando. Nelle partiture, per segnalarci l'utilizzo del pedale di sinistra, troviamo l'indicazione 1C, che sta per una corda, e dove invece troviamo 3C è per dirci di ricominciare a utilizzare le tre corde, quindi togliere il pedale di sinistra. Comunque, questo tipo di indicazioni sono piuttosto rare, non le troviamo spesso negli spartiti e sta molto più all'esecutore, con la propria sensibilità, conoscendo poi lo strumento che ha a disposizione, capire dove e come utilizzare questo pedale. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti va, ti invito a lasciare un commento, a iscriverti al canale e cliccare anche sulla campanella in modo da rimanere aggiornato sui prossimi video sul pianoforte che usciranno. Ti mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!